a Livorno siamo messi male. Poi l'ultima considerazione che fa è l'ultima neopromossa subito retrocessa è stata il Pisa che aveva grossi problemi societari. Sullo stadio una pillolina me la dici, Pasquale? È sotto l'evidenza di tutti, è nelle carte delle amministrazioni quelle che hanno fatto la manutenzione o meno, quindi siamo a fianco un avvocato, le carte possono essere interpretabili, ma i dati sono oggettivi e Scusa, ti purtroppo. interrompo perché la nostra regia ha Che perfezionato il onore! collegamento con Cristiano Lucarelli. Buonasera Cristiano. Buonasera a voi. Grazie di essere con noi, innanzitutto in questo momento non bellissimo. Allora, senti Cristiano, che l'inizio... C'è di peggio. Sì, questo è anche vero. Senti Cristiano, che l'inizio sarebbe stato difficile si sapeva, però forse non ci si aspettava così difficile. Ma diciamo che c'è stata anche tutta una serie di infortuni non preventivati, o comunque molti di più di quelli che fisiologicamente si può avere in un precampionato. Questo purtroppo ha un po' rallentato, la forma, la migliore forma generale della squadra. E di conseguenza, ci sono state in queste 6 partite sicuramente 2 partite non fatte bene dal punto di vista del risultato, ma anche dell'approccio di gara, che sono state quelle 2 in casa con il Lecce e con lo Spezia. E questo sicuramente queste 2 partite hanno un po' così evidenziato quelli che in questo momento possono essere, no? Soprattutto di origine fisica e soprattutto anche di una squadra che sta cercando di adattarsi il più velocemente possibile a questo campionato, perché se per esempio prendiamo gli 11 scesi in campo domenica contro lo Spezia, ce n'era 8 calciatori che l'anno scorso giocavano in Serie C, Mazzoni, Di Gennaro, Bogdan e Via Pichino, praticamente tutta la linea difensiva, 3 di 4 centrocampi, Valeri, Maiorino e Porcino erano in Serie C. Gli unici 3 giocatori, tra virgolette, che erano in categorie superiori erano Diamanti, che l'anno scorso, sapete, gli ultimi 2 mesi nel Perugia in Serie B, ma è stato 8 mesi inattivo. Giannetti, che è stato praticamente inattivo tutto lo scorso anno al Cagliari, l'unico giocatore che in qualche maniera aveva, diciamo, una trentina di partite in Serie B degli 11 in campo domenica era Agazzi. Quindi questo processo di adattamento c'è, si sente, si vede e noi dobbiamo essere bravi in questo momento a tenere duro, come del resto abbiamo fatto. Secondo me, risultati alla mano nel nostro primo anno di Serie A, dove l'inizio fu praticamente analogo Sì, è vero. con 2 pareggi in sei partite, no? Ci fu il pareggio di San Siro all'esordio, poi ci fu sconfitta con il Chievo in casa, sconfitta a Reggio Calabria, pareggio in casa con l'Atalanta, poi doppia sconfitta a Genova con la Sampdoria, in casa con la Roma. Prima di poi fare 3 vittorie consecutive, no? In una settimana con Bologna, Palermo e Brescia. E ci sono, secondo me, tutti i requisiti per poter rimediare a questo inizio di difficoltà. Chiaramente dobbiamo essere bravi noi, internamente, la squadra, il mio staff, a non farci condizionare da quelle che sono le paure, le negatività che magari ci possono essere all'esterno di chi non vive il nostro spogliatoio, che magari non sa che al di là delle difficoltà comunque c'è grande unità di intenti, c'è grande voglia di cominciare il prima possibile a fare punti. È chiaro che per far questo ci vuole la massima serenità. E no, che magari si sono già de profundis dopo appena 6 giornate di campionato. Senti Cristiano, tu hai una rosa veramente molto ampia dal punto di vista numerico. Quanto è difficile gestirla e soprattutto allenarla?
È difficile perché c'è molta dispersione, è difficile perché ogni partita, ogni domenica ci sono 22 giocatori arrabbiati, 11 che giocano e 22 che giustamente sono arrabbiati perché magari rimangano fuori. È difficile perché gli allenamenti a tutti ci sono frequentemente delle interruzioni, quindi questo sicuramente non agevola, però è anche vero che ci sono dei regolamenti del sindacato dei calciatori che ci obbliga a non discriminare nessuno e allenare tutti e dare a tutti la stessa dignità e la stessa opportunità, quindi chiaramente è grande fatica per noi perché continuamente ogni 4 minuti, ogni 5 minuti dobbiamo fermare l'allenamento, alternare e quindi magari anche nel cercare di arrivare alla condizione migliore i giocatori più importanti, i giocatori dello zoccolo duro, chiaramente tutto questo lavoro, tutto questo turnover degli allenamenti non aiuta. Senti, tu hai cambiato sia tanti uomini sostanzialmente dando quasi a tutti la possibilità di farsi vedere, che modulo tattico in queste prime 6 partite, spesso anche nel corso della partita. Hai un'idea di qual è il modulo di riferimento del quale questa squadra rende di più e anche, non dico una formazione titolare perché è difficile, ma uno zoccolo duro sul quale puntare dopo 540 di gioco? Assolutamente sì, però purtroppo i tanti infortuni e tante perdite di giocatori nei ruoli cardine hanno fatto sì che noi abbiamo dovuto obbligatoriamente cambiare, spesso e volentieri cercando di non mettere a disagio magari i calciatori, i ruoli adattati, e l'unica l'unico rammarico è questo, nel senso che, come ho detto prima, abbiamo dovuto giocare tante partite in pochi giorni, momenti ravvicinati dove abbiamo dovuto cambiare perché i tempi di recupero erano veramente pochi a disposizione e quindi si rischiava, come poi è comunque successo, vedi l'infortunio di Luci, di mettere a repentaglio dei calciatori, che è chiaro e tangibile che in questo momento non sono al massimo della condizione. Quindi quando hai quattro partite in 12 giorni con giocatori, con una rosa che in linea generale dal punto di vista fisico non è al top, sei obbligato a cambiare, e questo è un po' anche la conseguenza del campionato spezzatino che c'è quest'anno e che tra poco ci riavvieremo a dover giocare praticamente ogni 3-4 giorni per 5 partite, si spera con risultati diversi rispetto a quelli che invece sono maturati in queste 4 partite giocate in 12 giorni. Senti, volevo chiederti la condizione fisica, ma me l'hai già detto, ti faccio una domanda che è su un giocatore del quale spesso i nostri amici telespettatori chiedono l'impiego o comunque un maggiore utilizzo, vale a dire Maggiorino. Tu lo ritieni un terquartista, avevi detto in una conferenza stampa, c'è possibilità che questo ragazzo rientri comunque nelle rotazioni o secondo te no? Ma questo ragazzo è il vice Diamanti. Esatto. E quindi a meno che non si voglia mettere in discussione anche Diamanti, anche fuori no. Diamanti, io credo che è difficile potersi permettere in questo momento 2-3 quartisti, in un momento dove secondo me devo un po' sconfessarmi anche io dal punto di vista delle mie idee, delle mie convinzioni e portare avanti in questo momento di difficoltà la regola numero uno del calcio, che è quella di cercare di non subire gol o comunque di avere una maggiore attenzione alla fase difensiva. E quindi in questo senso pensare oggi a far giocare Diamanti e Maiorino insieme è abbastanza difficile, insomma, in questo momento. Poi magari più avanti, quando avremo trovato i risultati, quando avremo trovato
trovato le nostre certezze, la nostra consapevolezza e la nostra forma migliore, probabilmente si potrà pensare anche di giocare con quattro attaccanti, però in questo momento sicuramente... Che te, Cristiano, lo faresti squadra. Volentieri, no? Ma io, le mie squadre hanno sempre giocato con il 4-3-3, esatto. e con un 3-5-2, però con i quinti che erano praticamente degli attaccanti aggiunti, quindi a volte un po' come gioca la Lazio, con giocatori che gli esterni di centrocampo che sono praticamente attaccanti prestati al centrocampo, no? Però quando poi la squadra sviluppa l'azione diventa un 3-3-4. Noi purtroppo, per tutta una serie di motivi, questa disposizione non siamo ancora riusciti a proporla come io avrei voluto. Senti, tu hai poi parlato anche la partita con lo Spezia di problemi di approccio da parte della squadra. Ti faccio una domanda molto semplice, ma cosa serve per uscire da questo momento? Un risultato magari inatteso? Ma un risultato inatteso no, perché noi non ci sentiamo... sì, sappiamo che siamo una squadra che ha bisogno di lavorare forse più delle altre, sappiamo che abbiamo tante scommesse, sappiamo che abbiamo più della metà dei calciatori rosa che l'anno scorso giocava in Serie C, sappiamo che abbiamo molti giocatori che per il primo anno disputano il campionato di Serie B, però al netto di questo noi sappiamo che abbiamo anche dei margini di crescita importanti che ci possono permettere di giocarci la salvezza alla pari di almeno altre 6-7 squadre, quindi questa è la nostra forza, questa è la nostra consapevolezza. Guardando la classifica, se è anche vero che una vittoria ci porterebbe da subito fuori dalle zone calde della classifica, poi noi abbiamo fatto anche una partita a meno rispetto agli altri, insomma è vero, le due chiamiamole batoste, con Spezia e Lecce, dal punto di vista collettivo hanno lasciato un po' di strascici, un po' di paure, un po' di incertezze nell'ambiente, però noi che lavoriamo tutti i giorni con questi ragazzi durante la settimana ne capiamo quelle che possono essere anche le potenzialità, le quali qualcosa di più di quello che abbiamo fatto finora, però è vero anche che ci vuole un tempo fisiologico, cioè se te in una squadra collaudata, in una squadra che magari gioca insieme da un po' di anni, con un vai a inserire uno o due giocatori di Serie C, sicuramente l'ambientamento e l'adattamento alla categoria è più rapido rispetto che, come ho detto prima, se vai e ti presenti in campo 8-9 giocatori tutti insieme che l'anno scorso giocavano in Serie C, e quindi diventa un po', e anche le, diciamo tra virgolette, quelle che dovrebbero essere le certezze sono giocatori che comunque l'anno scorso qualche problemino lo hanno avuto. Se pensiamo alla formazione di domenica con lo Spezia, Diamanti, Zanetti, non è che l'anno scorso abbiano avuto tutto questo spazio, questo spazio e queste partite nelle gambe tali da poter pensare che oggi anche loro potevano essere al top. Perfetto. Grazie mille di essere stato con noi, Cristiano, bocca al lupo. Crepi il lupo. Assolutamente. Crepi il lupo. Assolutamente. Crepi il lupo, e mi piacerebbe insomma un pochino più di serenità intorno a questi ragazzi, non tanto intorno a me, perché penso si senta anche il tono della voce, io sono molto sereno e tranquillo e convinto del mio lavoro che prima o poi possa dare i suoi frutti. Al limite di prendersela con me, non con i ragazzi, perché i ragazzi, ripeto, molti sono alla prima esperienza, molti sono alla ricerca di un rilancio in carriera, molti sono agli ultimi anni e vogliono finire diciamo in una certa maniera, quindi loro potrebbero risentire di un po' di sfiducia o di un po' di critiche, io no, quindi eventualmente è bene che se la prendano con me e che
i giocatori siano messi nelle condizioni di rimanere tranquillo, perché in questi momenti di difficoltà che ci sono per tutti, nel campionato di Serie B ma come in tutti gli altri campionati, il momento di difficoltà ce l'hanno tutti nell'arco di una stagione, e quindi tutti prima o poi pagheranno comunque un periodo di, diciamo, di cattiva forma. Noi lo stiamo pagando adesso, però attenti a gestire la situazione con la massima serenità, se no si rischia veramente di fare dei danni che possono avere delle ripercussioni pesanti per l'arco del campionato. Quindi calma, sangue freddo, siamo abituati a soffrire, soffriamo tutti insieme e proviamo tutti insieme a toglierci da questo, diciamo, da questo leggermente al di sotto delle aspettative, perché poi fin dall'inizio io, Igor e tutte le persone intorno comunque abbiamo sempre parlato di una salvezza da raggiungere all'ultima giornata, all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato. E io ripeto quello che dico spesso, ora siamo al 10 di ottobre, al 10 di ottobre non ho mai visto né vincere i campionati né retrocedere, quindi è lunga ancora, sono ancora tante partite, massima unità di intenti. I nemici sono quelli che hanno la maglia diversa da noi la domenica e non devono essere tra di noi o vicino a noi, per il bene del Livorno. Perfetto, sottoscrivo in toto, davvero grazie di essere stato con noi Cristiano e buona serata. Grazie a voi, buona serata a voi. Ciao, grazie davvero.